Ciao a tutti, libera la mente. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento. Abbonamento live per partecipare live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, video registrazioni, seminari dal vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. Con l'abbonamento Master Consulting avrai la possibilità di interagire direttamente con me, di sviluppare una strategia di seduzione per conquistare, sedurre e far innamorare la persona che ti interessa. Ma adesso veniamo al tema. Libera la mente. Allora, che cos'è che disturba la nostra mente? Perché? Cosa vuol dire liberare la mente? Perché la nostra mente è prigioniera? Perché liberare la mente significa partire da una mente prigioniera. La nostra mente è prigioniera di almeno due fattori. È prigioniera del passato, perché noi temiamo costantemente che il passato, per non soltanto tra l'altro il nostro passato, ma anche le sofferenze vissute nel passato, ma talvolta anche il passato dei nostri genitori o il vissuto dei nostri genitori, possa ripresentarsi, il vissuto ovviamente di sofferenza, nel nostro presente. E anche che le sofferenze vissute nel passato, che sono state rimosse, perché teniamo presente che c'è questo meccanismo difensivo che è la rimozione, però rimuovere non significa dimenticare da un punto di vista emotivo, significa togliere che le emozioni vengono represse. Noi tendiamo a dimenticare dei fatti, degli eventi, tendiamo a dimenticarli perché il principio della rimozione è, diciamo, occhio non vede, cuore non duole, no? Quindi però queste emozioni di sofferenza rimosse costantemente premono e costantemente generano quel senso di ansia, diciamo, che il passato possa ritornare, e noi potremmo rivivere lo stesso tipo di sofferenza che abbiamo vissuto nel futuro. E questo è un qualcosa che ci terrorizza talvolta, anche se non ci rendiamo conto. E allora iniziamo spesso a rimuginare quando c'è qualche evento che nel presente, che per assonanza potrebbe diventare simile al passato, iniziamo a rimuginare, iniziamo a commentarci sopra. Ecco, questa è la prima cosa che devi fare. Elimina il rimuginare, elimina la ruminazione mentale se vuoi liberare la mente, elimina i commenti. Smetti di commentare ciò che ti potrebbe accadere o anche ciò che ti sta accadendo e inizia a viverlo. Inizia a praticare costantemente la meditazione, cioè meditare vuol dire focalizzarsi inizialmente sugli aspetti positivi della nostra vita, vuol dire familiarizzarsi. È un risultato quello della meditazione che inizia a liberare la mente. E la meditazione, facendoci focalizzare sul tempo presente, ci aiuta a eliminare il passato, ma anche a lasciare andare il futuro, perché il futuro, spesso fa paura. Noi, quando parliamo del passato, temiamo spesso che il passato possa ritornare nel presente. Ma poi abbiamo paura anche del futuro, cioè abbiamo paura che, diciamo, che il futuro possa essere un futuro nefasto, un futuro negativo, oppure che il nostro sogno che vorremmo realizzare nel futuro possa diventare un sogno infranto. Noi dobbiamo, attraverso la meditazione, cioè semplicemente ad esempio la concentrazione sul presente, la concentrazione sul respiro, imparare a vivere il presente senza stare a rimuginare sul passato,
e senza stare a rimuginare sul futuro, perché stare a rimuginare ci porta delle situazioni estremamente negative. Se vuoi, diciamo, essere libero, essere felice, devi imparare a liberare queste situazioni. Cambia atteggiamento e scegli la vita che vuoi vivere. In questo modo potrai liberare la tua mente. Potrai, diciamo, andare a corrompere piano piano quello che è il meccanismo di difesa. Meccanismo di difesa da che cosa? Meccanismo di difesa dalle emozioni, meccanismo di difesa dalle paure. Questo meccanismo di difesa è l'ego, che poi potrebbe diventare, rafforzandosi troppo, anche portare ad essere cinici, portare ad essere, come possiamo dire, anche narcisisti alle volte. Non dobbiamo temere le emozioni negative, dobbiamo imparare a guardarle, dobbiamo imparare a vederle, dobbiamo imparare ad entrare in contatto con esse, perché soltanto conoscendo anche le emozioni negative possiamo essere felici. Possiamo, diciamo, avere un atteggiamento positivo verso la nostra vita, perché se noi cambiamo il nostro atteggiamento, cambieremo la vita. Scegliendo l'atteggiamento che abbiamo, sceglieremo la nostra vita. E quindi bisogna imparare a guardare le emozioni negative che abbiamo vissuto e poi lasciarle andare. Come possiamo iniziare questo viaggio del lasciarle andare? Beh, teniamo presente che le emozioni negative sono, come dire, dei reattivi, sono collegati all'egocentrismo. Nel momento in cui lasciamo andare l'egocentrismo, l'io e il mio, l'ossessione, l'autogratificazione, vedremo che piano piano le emozioni negative vengono fuori e si sciolgono. Quindi non dobbiamo, diciamo, per lasciare andare le emozioni negative, dobbiamo praticare due attività, che sono quella della gratitudine, essere grati per quello che abbiamo, e l'altra attitudine che è quella del perdono, soprattutto perdonare i nostri genitori. Perdonarli se ci hanno fatto del male, ma noi dobbiamo anche perdonare noi stessi, il che significa non vivere sensi di colpa. I sensi di colpa e i rancori, cioè che poi la rabbia, sono situazioni che ci tengono vincolati a situazioni estremamente negative, ci tengono vincolati al passato, ci tengono vincolati a stati di sofferenza e quindi invece lasciare andare, essere, come dire, rendersi conto che qualunque cosa sia stata fatta dipende da tanti fattori. Se noi l'abbiamo sperimentata, ci sono state cause e condizioni affinché dovessimo sperimentarla. Quindi lasciare andare significa iniziare a liberarsi da tutti i veleni mentali, che sono proprio gli attaccamenti, che sono proprio la rabbia, i rancori, i risentimenti, e in questo modo la nostra mente sarà libera di spaziare, libera di muoversi, libera di sperimentare pienamente il presente, che è l'unico, dato di realtà oggettivo. Ecco, continua in questo modo, segui questa indicazione e vedrai che la tua vita potrà cambiare veramente in meglio. Potrai fare delle cose che ti porteranno dei grandi benefici. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo che se vorrai fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video. Sotto ogni video c'è un cuoricino, clicca lì e potrai fare una piccola donazione al canale, un super grazie, anche un caffè è sempre ben accetto. Ti ricordo inoltre di seguirmi sulla pagina Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, di seguirmi su TikTok e ovviamente su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo Liberty dei Narcisisti con Massimo Tramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati che sta vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. E
E su questo canale ci sono diversi livelli di abbonamento: abbonamento live per partecipare live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, video registrazione e seminari dal vivo, master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti.